ieri dopo la terza votazione non c'è ancora un presidente della Repubblica. Oggi si vota di nuovo. Qual è il suo ufficio? Il Presidente della Repubblica rappresenta per l'Italia uno degli elementi fondanti della nostra Costituzione, quindi io mi auguro che ci sia un'elezione, diciamo, con una base parlamentare molto larga e che si voti una personalità che sia capace di rappresentare, come ha fatto il Presidente Mattarella e i suoi predecessori, l'unità del Paese, che sia capace di parlare a tutti, che sia capace di rappresentare gli interessi di tutti, dal nord al sud dell'Italia. Quindi io sono fiducioso che il Parlamento saprà trovare una sintesi alta perché il momento è molto difficile e l'Italia ha bisogno di punti di riferimento saldi e soprattutto rappresentativi del Paese in Europa e nel mondo.